Ciao Gasuoli, video notturno perché il tema è quasi un noir, un dramma, un vero e proprio dramma, quindi ci stanno anche le atmosfere notturne. Milan de Drama. Perché? Perché a leggere davvero quello che è la rassegna stampa quotidiana unita ai commenti di molte persone su internet, io per esempio frequento un gruppo Facebook figlio di uno storico forum ISCM, si chiama, non so se lo conoscete, probabilmente molti milanisti di voi lo conosceranno, e lì anche vedo tanti commenti drammatici, diciamo, da presa male, passatemi il termine. Beh, c'è un dramma. L'ultimo elemento scatenante è stata questa presunta offerta del Paris Saint-Germain per Renato Sanchez, che non so se sia vera sia falsa, così come ho sempre detto, laddove si dava già per fatto Botman e Sanchez, che io finché non vedo, tanto più se sento parlare tanto spesso di giocatori, quindi non si sa, si vedrà. Ad ogni modo, se da un lato abbiamo l'Inter che, da quello che raccontano i giornali, sta facendo colpi su colpi, anche se poi ufficializzato non c'è nulla, quindi anche qua invito molto alla calma tutti. Noi ci stiamo deprimendo perché Sanchez sembra non venire, ma quando, chi ha mai parlato che dovesse effettivamente venire? Tutto fatto di suoni i giornali da loro. Aslani, che sembrava un obiettivo del Milan, è andata all'Inter, quello un po' mi dà fastidio, ma il tema è mai stato un obiettivo del Milan? Non lo sappiamo. A me piace Aslani come giocatore, secondo me è un giocatore che poteva funzionare nel centrocampo del Milan, ma non sappiamo bene se fosse mai stato nei radar milanisti, non ne abbiamo idea, però c'è il dramma. La questione Votman, assediato dal Newcastle, i giornali, è una continua beffa con l'H finale per il Milan, sempre beffato su Botman, beffato su Sanchez. Obiettivi di cui lo stesso Maldini, quando è stato intervistato alla Gazzetta, se ricordate, aveva detto sì, Botman, ma ci sono anche altri nomi. Bremer uguale, va all'Inter. Adesso poi magari Poyntes Elanga e De Ketelaere, che sono obiettivi comunque che sono stati enunciati dai giornali, ma non c'è stato nessuno del Milan che ha esplicitato che fossero obiettivi del Milan, che siano obiettivi del Milan, laddove non dovesse arrivare, cosa anche probabilissima, può anche essere benissimo, perché sappiamo che quando si parla, specialmente col Milan, di obiettivi, molto spesso poi questi non vanno a segno semplicemente perché non ci sono mai stati, perché il Milan, contrariamente a molte altre società, come sappiamo, non è solito imboccare giornalisti sulle proprie mosse. Giornalisti che poi puntualmente ripagano il Milan, che non gli dà delle notizie, quindi non gli permette di fare view, e quindi rischia spesso di far fare brutta figura ai giornalisti che sparano a caso puntualmente smentiti. Giornalisti che ripagano il Milan, dicevamo, molto spesso con poi diciamo dei trattamenti mi verrebbe da dire non molto oggettivi, e i drammi che vediamo mediatici, poi digeriti e rivomitati da molti tifosi, sono lì a dimostrarlo. Cioè, se voi andate su una qualunque homepage, Gazzetta, Sport Media, se fate voi, vedrete una sequenza di possibili obiettivi dell'Inter, innanzitutto perché l'Inter regna sovrana, no? Ma quello è sempre stato così, anche in un famoso coro del Milan, dei milanisti verso l'Inter, è lì a dimostrarlo. Mette un sacco di obiettivi dell'Inter, tutti vicini, tutti vicini, e Milan beffa dietro l'angolo, offerta di quell'altro, rischia di perderlo. Ma di tuo, ti ricordate, Scamacca se ne va, cioè quello lì della Gazzetta, Scamacca, ma vi pare che il Milan, prendendo Righi, prenda anche Scamacca? Cioè, sono cose completamente inventate, giusto, ma non sto scherzando, per rompere le scatole, cioè per dire, per dar fastidio al Milan, perché molta stampa vuole dar fastidio al Milan perché così spera che il Milan punzecchiato arrivi a una sorta di accordo con la stampa, per cui inizia anche lui a comportarsi come si comportano le altre squadre di top livello, cioè passatemi
passandovedine, cioè lumando, diciamo, ingranaggi giusti di determinata stampa, e così via. Sono scelte, io non dico che sia giusta o sbagliata, eh. È una scelta molto anglosassone, quella di me, tipicamente anglosassone, quella del Milan, infatti ha una proprietà di quelle insomma derivazioni, essendo statunitense, il mondo comunque anglofono è legato a un certo tipo di approccio con la stampa, mentre in Italia sappiamo bene che è tutto di amicizie, di ingranaggi ben lubrificati, di scoop, big scoop, un altro tipo di cultura proprio giornalistica e anche di comunicazione. La cultura latina è molto diversa, molto molto diversa. Sta chiaramente poi a ciascuna società, nel suo pieno diritto, scegliere quale tipologia di approccio adottare. Certamente in Italia probabilmente quell'approccio scelto dal Milan è un approccio che comporta determinate conseguenze, ma a me piace, perché io sogno una stampa equidistante, e so che non è, cioè la stampa deve commentare, non deve essere amica di, però questa è la mia visione, può essere probabilmente un po' anacronistica, perché ormai sappiamo bene come il mondo del giornalismo sia, lo dico da persona che ha la fortuna di vivere di giornalismo, perché io vivo di giornalismo, sono dei pochi, diciamo, dei pochi rimasti a vivere di giornalismo, e da giornalista dico che probabilmente la stampa per sopravvivere adesso vive di fatto di marchette, c'è poco da dire. E marchette vuol dire che se qualcuno ti paga, tu parli bene, ti paga o ti dà elementi che ti fanno comodo, come possono essere notizie banalmente che ti portano click, tu poi non è che li parli male. Così è, insomma. Ma e fin qui la stampa, abbiamo detto, ma i tifosi sono presi malissimo, drama ragazzi, ma davvero. Sanchez ha scatenato un sacco di commenti, gente, ma questo se faccio soffiare così dal PSG, ripeto, ma chi ce lo soffia, cioè quando mai è stato soffiato, ve lo raccontano, può essere ma può non essere, perché dare per scontato che la narrazione sia quella dei giornali, alla luce di quello che sappiamo. Se dovesse essere, che pare addirittura 30 milioni, allora qui ce lo facciamo soffiare, bla bla bla. Premesso che tutti i giocatori, tra virgolette, che non hanno scelto il Milan o che avessero rifiutato il Milan per altre destinazioni, sappiamo bene che molto spesso non è che abbiano fatto dei grandi affari. Pensate con Dobbia, pensate al mitico Martinez che andò sì, con Del Potro, attaccante, quello che proprio abbiamo preso Bacca, è andato all'Atletico, piuttosto che Piazza, piuttosto che lo stesso Kabak. Insomma, non porta benissimo rifiutare Milan laddove ci sia un'offerta. Ma Sanchez si parla, ma 30 milioni, se davvero fosse l'offerta del PSG 30 milioni, ragazzi, ma ben venga, grazie al cielo che il Milan non va a spendere 30 milioni per Sanchez. Noi abbiamo necessità in altri punti. Centrocampo ci sta che il Milan prenda chiaramente un giocatore di buon livello, secondo me deve essere giovane e affidabile fisicamente. Poi se dovesse essere Sanchez, chiaramente a me, perché Sanchez è molto forte, ha secondo me un oggettivo problema di tenuta fisica, che è una cosa che determina il rendimento di un giocatore, perché anche se è forte poi si rompe, passatemi il termine, poi deve riprendere la forma, è un giocatore che ti fa mediamente, andate a vedere al di là della cronaca su Transfer Market e dei suoi infortuni, andatevi a vedere su Wikipedia le partite giocate in campionato negli ultimi anni, ha giocato quest'anno se non sbaglio 22, l'anno prima 23 e 3 anni prima ancora 19, tutti nel Lille. Ragazzi, un giocatore che ti fa media 20-21 partite di campionato all'anno, secondo me, per quanto forte può essere, non è un giocatore su quale può investire certe cifre. Se arriva per 10 milioni, 15 è già tanto, secondo me, hai già speso parecchio, per quanto sia un giocatore valido, perché poi Sanchez fosse in forma, fosse giocato 40 partite, ne varrebbe 70 di milioni, 80, perché è oggettivamente, quando è in palla, è un giocatore fortissimo, secondo me. Però l'affidabilità fisica
è un elemento essenziale di un giocatore, c'è poco da fare, se no Sensi sarebbe titolare della nazionale italiana, se no Pato avrebbe vinto 3-4 palloni d'oro, se no Savicevic idem, piuttosto che altri giocatori. Però purtroppo Pelleghi sarebbe magari il centravanti della nazionale, ma la tenuta fisica è un elemento che non si può non sottovalutare, cioè non si può sottovalutare. Quindi dramma, no, non c'è dramma, stiamo a vedere. Altra cosa del dramma, Maldini e la dirigenza non rinnova. Io, cioè, possiamo piangere Maldini, l'addio di Maldini, quando... Tanto c'è uno che mi fa il pelo, ma vabbè, buon per lui. Potremmo piangere l'addio di Maldini quando Maldini ci darà l'addio, se mai. Adesso che dramma c'è? Cosa c'è? Il dramma di cosa? Non capisco davvero, però c'è sto dramma. E a me, alla luce del fatto che al momento uno scudetto è tutto, vivere un'estate di drammi, neanche un'estate perché non siamo ancora in estate, ma dico una pre-estate, addirittura prima del ritiro, immaginatevi un altro mese e mezzo di drammi. Sinceramente no, io volevo vedere un'estate serena, ha vinto il campionato, siamo sereni, godiamoci questa cosa, stiamo lì, aspettiamo e cerchiamo di avere fiducia. Fare i drammi non ha senso, anche perché, ripeto, sono drammi autogenerati, non sono drammi oggettivi, non c'è una notizia. Cioè io un dramma lo capisco, ipotizzo, non so, arriva Righi in allenamento, si spacca, sta fuori 6 mesi, quello è un dramma oggettivo per cui ci si può prendere male, non lo so, adesso l'ho lanciato Righi, facciamo le cose. Però dico, quello è un dramma oggettivo, perché dramma è una cosa di cui ci si può dispiacere e magari di cacchierola, però che sfortunati che siete stati. Ma su eventuali potenziali giocatori accostati al Milan dai giornalisti, perché potenzialmente non dovessero arrivare, ma stiamo tranquilli, questa è la mia visione. No, no drama please, no drama queen, e testa sulle spalle, piedi piantati a terra, aspettiamo di vedere quello che sarà, perché ancora non è iniziato il progetto tecnico per il Milan. Dove andremo a investire, quanto andremo a investire, quali saranno i profili. Io sono abbastanza convinto che vedendo quello che è stata la prassi del Milan negli ultimi anni, usciranno nomi poi che magari non sono stati toccati, come spesso è accaduto. Staremo a vedere. Io vi saluto, vi mando un grande abbraccio notturno, no drama, e ci vediamo chiaramente prossimamente.